Ritorna Festmed a Vallo della Lucania, giunto ormai alla sua terza edizione, una manifestazione curata dall'Istituto Musicale Goitre, sede decentrata del Conservatorio Martucci di Salerno, inserito nella serata conclusiva del progetto Storia di tutte le storie, ad opera del Comune di Vallo, mediante un finanziamento POC Regione Campania. La Proloco Gelbison di Vallo, guidata da Lidia Metrano, per l'occasione esibirà un quadro rappresentativo di Surgite a sto paese buona gente, che ricorda i moti risorgimentali di inizio Ottocento. Io ringrazio innanzitutto gli organizzatori che ci hanno voluto quest'anno e quindi partecipiamo volentieri, ben volentieri. Presentiamo nel quadro della storia di tutte le storie un pezzo di storia, ovviamente, visto che noi ci interessiamo della storia di Vallo nell'Ottocento, proporremo un quadro appunto su un aspetto della vita locale, in costume d'epoca ovviamente. Una bella collaborazione con le altre realtà territoriali e non solo, in primis con l'Istituto Musicale Goitre. Sì, è iniziata questa collaborazione, quindi a me ovviamente fa piacere, perché così abbiamo la possibilità di allargare un poco i nostri orizzonti dal punto di vista storico al punto di vista musicale. Spero di poter introdurre anche un aspetto della musica tradizionale nell'ambito di questa piccola rappresentazione, un anticipo di quello che noi andremo a fare nel mese di luglio come manifestazione portante e importante della Proloco. Il 27 aprile in Piazza Cattedrale a Vallo avrà inizio il viaggio musicale itinerante attraverso varie esibizioni di gruppi popolari e non solo. Alle 19 avverrà l'esibizione dei Poterico, un quartetto di cilentani che ha partecipato alle audizioni di Italia's Got Talent nel 2015. Io faccio parte del gruppo musicale Poterico, siamo tre chitarre e una percussione, facciamo flamenco folk rock, vi invitiamo il 27. Alle 19.30 in Piazza dei Martiri avverrà il concerto dei Taranta Nobes, gruppo di musica popolare di Novivelia guidato da Nello Romaniello, che da anni si interessa di ricercare l'autentica tradizione musicale cilentana e mediterranea. Sì, ringraziamo ovviamente il Conservatorio che ci dà questa possibilità di portare la nostra musica qui a Vallo. Come diceva già in precedenza l'amico dei Poterico, anche per noi chiaramente è un piacere esibirci in casa e proporremo il nostro spettacolo che è Taranta Nobes 2.0, che è un viaggio nelle musiche tradizionali del sud Italia, ma in particolare per questa occasione abbiamo deciso di soffermarci su quello che è il nostro repertorio tradizionale cilentano, quindi proporremo anche dei canti della nostra tradizione. Tra i momenti salienti la guest star della serata sarà Andrea Sannino, che si esibirà a partire dalle ore 22 in piazza Vittorio Emanuele.